amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Books. Il book di oggi è Gol alle porte del Sahara, scritto da Teresa Capezzuto, illustrato da Albertina Neri e pubblicato da Il Ciliegio Edizioni. Credo che sia il primo del Ciliegio Edizioni, sì. Anche questo, sì. Sì, anche questo. Allora, ora vi leggo la trama. Amici e amiche, il mio nome è Redbeer e, catapultato qui, alle porte del Sahara, faccio l'allenatore per calciatori e calciatrici molto speciali come voi. C'è successo di tutto. Ci siamo divertiti e insieme abbiamo vissuto un'avventura emozionante verso il gol della vittoria al torneo internazionale. È bellissima questa trama, mi piace. E adesso ve lo racconterò. Allora ragazzi, questo libro parla di questo bambino, ragazzino, che si chiama Redbeer o Ribbeer, vabbè, lo stesso Redbeer, io lo chiamo così, Redbeer, che un giorno sta giocando a calcio. Sta giocando a calcio e a un certo punto fa un calcio troppo grosso, diciamo così, troppo grosso e la palla, è bellissimo dire la palla, e la palla va troppo lontano. Cioè la palla va troppo lontano e quindi va dappertutto, va sulla neve, va sulla sabbia, va dappertutto e arriva nel Sahara. No, non funziona. Beh, va, arriva nel Sahara. E quindi Redbeer non sa più cosa fare perché lì nel Sahara, poverino, bloccato. E quindi però a un certo punto incontra dei dromedari che gli chiedono, visto che lui per passare un po' il tempo non sapeva dove tornare, stava facendo un po' di palleggi, un po' per giocare così, dei dromedari dicono se voleva giocare con loro a questa partita che si svolgeva qua nel Sahara, dove eri contro un sacco di persone che vengono da tutto il mondo, se voleva giocare perché aveva visto che era abbastanza bravo. Però lui ovviamente dice sì, perché gli piaceva il calcio. Quindi devono però trovare degli altri concorrenti, cioè concorrenti per la loro squadra, le altre persone, dei compagni. Sì, dei compagni per la loro squadra. E quindi trovano lei, che non mi ricordo come si chiama. Ma come? No, vabbè, è lo stesso. Qui c'è uno dei miei preferiti che si chiama Gamba di Sedano. Oh, bellissimo, guardate questo come verde. E poi Birillo e degli altri. Degli altri. E Redbeer fa il campione, fa quello che gli allena, ma gioca anche, quindi è un super allenatore grande. Giocatore, sì, allenatore giocatore, molto grande, grandissimo. Beh, comunque, e quindi loro si alleneranno. E questo libro è molto bello anche perché spiega un po' come giocare a calcio, diciamo, ti fa vedere tutti i passaggi per imparare come giocare a calcio. Quindi alla fine andranno a questa partita da fare, ovviamente incontreranno delle altre persone, perché poi ci sarà anche la puzzola che giocherà con loro, quindi incontreranno delle altre persone, e poi c'è anche, Mani di Pietra, che è il portiere, e con loro faranno la partita ovviamente, e la vinceranno? O non la vinceranno? E la loro squadra si chiamerà Arcobaleno. Bello questo nome, bellissimo il nome, Arcobaleno. E poi in più, questo libro è un libro davvero speciale, perché allora, uno, all'inizio Teresa mi ha fatto la dedica, quindi per me è speciale per questo. Sono la dedica, sono bellissime queste palline. Oh, le perline. Sì, sono bellissime. Bello, è vero? Sì. E poi perché ci sono un sacco di giochi all'interno del libro. Praticamente è un libro gioco. Cioè, è un libro gioco. Guardate, allora, per esempio, questo che devi fare la tua maglia e il tuo outfit per giocare. Per la squadra. Sì, questo è il mio. Mi piace. Poi non so, qua devi trovare le parole. Io non sono riuscita a trovarle tutte. Che ci devo fare? Non le trovo. Troviamo quando andiamo al mare. Ti portiamo. Sì, sì. Poi c'è questo che dovevi togliere le parole che non c'erano che non c'entravano con insieme. Sta bene insieme. Poi non lo so, ci sono un miliardo di altri. Ma erano belli questi giochi? Sì, erano carini. Tipo enigmistica, quindi? Sì, abbastanza enigmistica. Anche da disegnare, da colorare. E disegnare. Ce n'era uno, mi hai detto che non hai fatto un paio. Perché?
perché non trovavo le parole. Ah, poi ce n'era un altro bellissimo che non ho fatto perché non potevo. Ecco, qua dovete prendere un telo bianco e dovete disegnare. Ah, l'avevi detto. Sì, e il tappeto fatto? Quanto... perché la mamma non voleva. E poi quando lo stavo leggendo, la mamma stava dormendo. Cioè. Ah, ok. Vabbè, lo dobbiamo fare, un super telo e far cosa? E disegnarci. Allora, guarda la figura e crea il tuo fantastico tappeto geometrico per giocare con forme e colori insieme agli amici. E poi qua c'è la... come si continua. Ho capito. Come si gioca. E poi all'inizio devi anche disegnare. Sono io. Ehi, grandissima. E poi qua dovevi unire i puntini per fare Red Widget. C'è un sacco di giochi. Sì, e sono davvero belli. E quindi niente, questo libro è divertente perché ci sono anche questi giochi, quindi è divertente. Poi anche la storia è molto bella, molto carina. Poi c'è una morale molto bella, che è che si sta meglio insieme, perché l'unione fa la forza. L'unione fa la forza. Wow. E in più è molto bello perché alla fine loro non si conoscevano. Tutti la squadra non si conoscevano. Però poi con l'allenamento, stare molto insieme per allenarsi, si sono conosciuti e sono diventati amici. L'unione fa la forza. Voglio ritrovare la pagina del cobalino. Vabbè, lo stesso. E quindi niente. Adesso io vi saluto. Un saluto quindi da me, la Penny. Un saluto da John, alle porte del Sahara. Un saluto da tutti i componenti della squadra. Ciao, e anche da Lalla. Ciao a tutti. Ciao.